Buongiorno a tutti i convenuti della sala stampa. Praticamente ringraziamo la provincia di Verona di averci fatto intervenire con la nostra edizione 2016, diciamo 2016, detto, 2016 del premio Oliviera, Lorenzo Olivier e Vivian Lee. Un'edizione ricca di eventi, di importanti eventi, a partire dalla serata che si svolgerà il prossimo 29 giugno, in cui arriveranno i due premiati massimi, il premio Lorenzo Olivier di Vivian Lee e altresì il premio all'oro della Riviera, che scenderanno dalla limousine davanti al Palazzo Carlotti e accolti dalla folla, successivamente verranno premiati con i premi alla carriera nel municipio di Garda. C'è in parallelo, e noi siamo qua appunto per questo, il concorso letterario, l'edizione 2016 del concorso letterario, che vede la sezione poesia, novelle e appunto di quei testi letterari di vari scrittori che parteciperanno, e i premiati verranno accolti in un'antologia che verrà pubblicata su ebook tramite la casa editrice UK Imprint e Corriere della Riviera, nelle librerie Feltrinelli, nelle librerie online Feltrinelli, Mondadori o Epli, Amazon e altro, quindi è un'opportunità importante per gli autori che vogliono farsi conoscere ulteriormente. Lascio adesso la parola all'assessore alla cultura del Comune di Garda, Ivan Ferri, che ringrazio di essere venuto al Comune di Garda, che dà un importante patrocinio e collaborazione alla manifestazione. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. In quanto rappresentante appunto dell'amministrazione comunale, porto primissimi saluti del sindaco e l'augurio da parte della nostra amministrazione ad Andrea e al premio di avere successo anche quest'anno come nelle precedenti 16 edizioni. 17 edizioni sono tante, è un bellissimo traguardo e sicuramente ne avremo tantissime altre con la nostra collaborazione e partecipazione. E ricordo sempre con molto divertimento e anche con un pizzico di orgoglio la serata appunto delle premiazioni, dove arriva questa limousine sul lungolago fotografata da turisti e cittadini e un po' anche di suspense per appunto vedere chi scenderà da quella limousine, per vedere appunto chi saranno i premiati della serata. Ringrazio Andrea, oltretutto non solo per questo premio che comunque da spolvero e da anche pubblicità alla cultura, anche per il fatto di farci partecipi e farci conoscere ospiti di grado nazionale e internazionale che appunto partecipano a questo premio e danno lustro a queste edizioni. Quindi, tanti complimenti Andrea, tanti complimenti per questa organizzazione e sicuramente ti auguro di proseguire ancora tanti anni con questo partner. Grazie Assessore per questa bella presentazione. Adesso lascio la parola alla conduttrice della serata, che è da alcuni anni che conduce questa serata, diciamo, la Susanna Gecchele, già molto noto ai veronesi e adesso ancora di più sul lago di Garda con il premio Riviera, Lorenzo Olivier e Vivian Lee. Grazie Andrea Torresani, direttore artistico e ideatore del premio Riviera e grazie a tutti quanti voi che siete qui presenti oggi per appunto essere qui con noi. E, che dire, io davvero sono molto onorata di far parte di questo premio. Da quando insomma ho iniziato, ho visto che ogni anno è cresciuto sempre di più, è sempre più apprezzato non solo per quanto riguarda al lago di Garda, ma anche in tutta Italia, perché è un premio che viene pubblicizzato e seguito da diverse persone, quindi insomma è una cosa che fa molto piacere. Nel corso di questi anni i premiati sono stati molti, diversi, ricordiamo tra cui ultimamente abbiamo avuto Sonora lo scorso anno, Michela Minabella l'anno precedente e poi ancora Franco Uppini, Fabio Testi, Vin Maestro Vice Tempera, insomma tanti tanti personaggi, per citarne alcuni maschili e femminili, ricordiamo lo scorso anno Maria Amelia Monti,
Ivana Spagna l'anno precedente, e poi ancora Maria Giovanna Elmi, Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, insomma Eva Grimaldi, tanti tanti personaggi. E quest'anno sono in lizza due nomi molto molto interessanti. Non possiamo svelarli adesso, però direttore, tra un po' potremo comunque renderli pubblici, quindi insomma l'invito è a seguirci e seguire il Premio Riviera a questa nuova edizione targata 2016. Io vi ringrazio, vi aspetto numerosi e buon proseguimento. Passo la parola, prima di chiudere, al nostro attore che leggerà poi le novelle, le poesie che appunto verranno premiate, perché ricordiamo che il Premio Riviera è anche premio letterario per giovani scrittori. E quindi la parola all'attore Tiziano Zampini. Ti ringrazio Susanna, buonasera a tutti. Volevo ringraziare Andrea Torresani per questa opportunità che mi dà per leggere le poesie e le novelle premiate. Sono 17 anni che faccio parte di questo premio, che dire, venite e così potete ascoltare anche la mia voce. Grazie Andrea e grazie a tutti voi. Grazie ai convenuti, diciamo che questa conferenza stampa insomma, è una delle migliori degli ultimi anni. Ringrazio tutti i presenti e arrivederci alla prossima conferenza che faremo in prossimità della manifestazione. Grazie. Grazie. Grazie.